Sono 23 le persone finite sotto inchiesta dalla Procura di Matera per un'ipotesi di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione, concussione, omissione di atti d'ufficio, falsità in atti pubblici, truffa aggravata ai danni dello Stato e favoreggiamento personale. Di queste, 4 agenti della Polizia Stradale di Policoro sono stati sospesi dal servizio, mentre altri 8 pubblici ufficiali sono indagati. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Matera, riguarda episodi di corruzione relativi all'omissione di controlli su strada a favore di autotrasportatori di aziende operanti nella fascia ionica della provincia di Matera. L'inchiesta è partita in modo quasi casuale a luglio del 2022, quando un autotrasportatore, intercettato per altre vicende, dopo un controllo rivelò al suo interlocutore di aver pagato 40 euro per evitare una multa. Le successive indagini e intercettazioni mirate, anche a bordo delle auto di servizio della stradale, hanno fatto emergere ulteriori episodi e altre persone coinvolte, rivelando che alcuni degli agenti indagati mantenevano relazioni improprie con aziende di trasporto, facilitando le operazioni di controllo in cambio di favori o benefici personali, rapporti che ad avviso degli inquirenti andavano oltre i singoli episodi, delineando un quadro più ampio di condotta sistematica da parte di alcuni agenti della Polizia di Stradale di Policoro. Il procuratore della Repubblica di Matera ha sottolineato la gravità dei fatti e assicurato che la Procura continuerà a perseguire con determinazione tutti coloro che si macchiano di reati contro la pubblica amministrazione.